Allora, buongiorno a tutti quanti. Ho voluto fare questo breve video, poi vi arriverà anche una circolare, ma anche per utilizzare una modalità un po' più innovativa, anche un po' più informale, per guadagnare anche tutti un po' di tempo e renderci tutti quanti più velocemente informati. Il tema è QuiTicket e fallimento di QuiTicket. Perché? Perché come FIPE settimana scorsa abbiamo scritto al Ministero dello Sviluppo Economico l'ennesima lettera chiedendo che anche le imprese fossero tutelate al di là dei lavoratori di QuiTicket e al di là anche dei lavoratori della pubblica amministrazione. Il Ministero dello Sviluppo Economico ci ha convocato e ieri ha organizzato una riunione con i curatori fallimentari di QuiTicket e altre anche associazioni che poi si sono aggiunte come Confesercenti, Federdistribuzioni e anche il Mondo Coop. Per noi, oltre a me e all'Avvocato Giuliani, era presente anche il Vicepresidente Esecutivo Cursano. Poi vi manderemo una circolare con tutto quanto il testo, però mi premeva darvi un quadro in 2 minuti della situazione. Abbiamo portato le seguenti osservazioni. Primo, problema contingente rispetto al fallimento di Qui Group. La curatrice fallimentare, la dottoressa Vassallo, ci ha dato un quadro particolarmente preoccupante. Sono coinvolte 23.000 imprese. Ad oggi risultano nei confronti dei nostri esercenti circa 200 milioni di debito. Non abbiamo ancora un quadro preciso dell'attivo, passivo quindi 200 milioni, l'attivo non si sa, anche se la dottoressa Vassallo ci ha detto che qualche credito nei confronti della pubblica amministrazione ancora esiste. C'è poi un doppio problema, ci sono arrivate diverse segnalazioni da alcuni di voi. Qui Group ha creato una società satellite Qui Service e in alcuni casi le aziende vantano un credito nei confronti di Qui Service e non di Qui Group. La dottoressa Vassallo ci ha assicurato che in questo momento ammette l'iscrizione a passivo di Qui Group, ma certamente in un secondo momento accetterà anche la parte di Qui Service. Su questo punto noi siamo stati insieme a tutte le altre associazioni, devo dire Cursano è stato il primo a proporlo, abbiamo chiesto che si costituisca un fondo perché sennò il rischio è che oltre a Qui Group falliscono anche una serie di piccoli esercenti che hanno i crediti che voi conoscete meglio di me. Altra ipotesi ancora molto embrionale allo studio è la cessione di almeno una parte del credito. In merito il Ministero era presente sia il dirigente e direttore della crisi d'impresa, sia il vice capo di gabinetto di Di Maio, oltre alla curatrice Vassallo, si è preso l'impegno da qui a breve di riconvocarci. Secondo punto che è stato ribadito con forza, in maniera netta e chiara, e di spiegare al Ministero che è un problema di modello di gara che viene applicato sui buoni pasto. Perché siamo preoccupati non solo per il fallimento di QuiTicket, ma per gli effetti che questo modello al massimo ribasso comporta poi a cascata sui nostri esercenti. È stata un'occasione molto utile per spiegare, se volete anche con molto pathos, da parte del Presidente Cursano e da parte di noi tutti, al Ministero, al Governo e anche ai rappresentanti del mercato, erano presenti peraltro anche funzionari pubblici, assessori delle regioni coinvolte, che c'è un problema strutturale nel modello di aggiudicazione dei buoni pasto. E siamo molto preoccupati per quelli che saranno i risultati di Consip 8 che si prevedono con delle commissioni per noi sostanzialmente insostenibili. Tutto questo lo troverete scritto in un documento che vi arriverà. Fatemi sapere se questa modalità, magari un po' diversa, vi torna magari più utile anche per non stare sempre a leggere chili e chili di carta. Buona giornata e buon lavoro a tutti.